Che differenza c'è tra un bocchino da 50 euro e un bocchino da 1000 euro? Te lo spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio e oggi voglio fare questa cosa, mettere a paragone un bocchino da 50 euro contro un bocchino da 1000 euro. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Bene, ti voglio presentare i bocchini che voglio mettere a paragone. Uno è uno Yamaha 5C. E un altro è un Meyer New York degli anni 60. Perché in particolare questi due bocchini? Prima di tutto perché lo Yamaha 5C è il bocchino con cui ho iniziato a suonare il sassofono, con cui ho emesso la prima nota col sassofono. Mentre il Meyer New York 5 degli anni 60 è l'ultimo bocchino a cui sono approdato. Che differenze ci sono tra questi due bocchini? Andiamo a parlare un pochino del 5C. Allora, il 5C è un bocchino estremamente economico, è fatto in Indonesia, non è fatto di ebanite, è fatto di plastica. E devo dire che è rifinito molto bene, come forma assomiglia veramente al Meyer. Anche l'apertura e il facing è tipico del Meyer, infatti guardate in questa foto, messi a uniti, come le aperture sono estremamente simmetriche e anche il facing è simmetrico rispetto al Meyer. Qual è la grande differenza tra questo bocchino qua e il Meyer a livello di semplice costruzione? Se guardi all'interno del bocchino, vedendolo dal dietro, in questo modo, ti renderai conto che la forma delle pareti della camera all'interno dello Yamaha 5C sono dritte, mentre quelle del Meyer sono rotonde. Questa è la prima cosa che influenza il suono, la forma della camera. Altra differenza importante è il materiale. Il materiale di cui è fatto il Meyer è appunto l'ebanite, mentre il materiale di cui è fatto lo Yamaha 5C è un polimero. Andando più nel profondo, il Meyer è un bocchino fatto praticamente da artigiani estremamente esperti che l'hanno reso un bocchino storico, vincente, appunto per le sue grandi qualità sonore e timbriche, date dall'apertura, dal facing, dalla forma della camera, dal materiale con cui è stato costruito e dalla rifinitura dettagliata dei particolari. Lo Yamaha 5C è un bocchino fatto in Indonesia e è fatto in fabbrica. È molto preciso, attenzione, come qualità costruttiva, però non dà la stessa resa sonora del Meyer 5, appunto per questi motivi di cui ti ho detto prima. Allora, perché lo Yamaha 5C è un bocchino così adatto per i principianti? Una camera con le pareti quadrate è una camera più piccola, quindi c'è meno aria da gestire e quindi è più facile l'emissione, a scapito certamente del timbro. Adesso presta attenzione perché ti farò sentire la differenza tra questi due bocchini. Però non ti dico qual è che suono prima e qual è che suono dopo. Dimmelo tu nei commenti, secondo te qual è. Se è il primo, il Meyer New York, o se è il primo invece è lo Yamaha 5C. Fammi sapere se hai trovato delle differenze e se suoni lo Yamaha 5C piuttosto che il Meyer. Scrivimelo sempre nei commenti. Come ancia userò per tutti e due i bocchini una Van Doren Blue 2,5 Traditional. E come fascetta userò una Probner Platinum.
Bene, ti ho fatto sentire i bocchini come suonano e tu come li percepisci esteriormente, esternamente. Invece adesso ti dico qual è la mia esperienza personale. Per esempio, nel suonare il Meyer ho avuto la possibilità di ampliare bene il suono senza fatica, mentre con il 5C sentivo la camera stretta per me. Invece, suonando il Meyer sui bassi, ho sentito dei bassi molto ben rotondi, però un po' più difficoltosi da attaccare. Per quanto riguarda invece lo Yamaha 5C, i bassi erano giusti, abbastanza intonati, un po' più compressi, ma più facili da attaccare. Quindi perché io consiglio sempre ai miei allievi di iniziare con lo Yamaha 5C? Lo consiglio perché è un bocchino estremamente facile, immediato, che ti aiuta subito a affrontare nella maniera giusta i problemi del sassofono. Questo è un bocchino che si può utilizzare per il primo anno, per i primi 2 anni, poi si può cambiare, si può andare oltre verso un bocchino un pochino più complesso, che però dà anche un pochino più di soddisfazione. Se ti è piaciuto questo video, quindi fammelo sapere nei commenti, scrivimi, commenta, raccontami la tua esperienza col bocchino Yamaha piuttosto che col bocchino Meyer e quali sono le tue impressioni all'ascolto e se hai capito qual è il primo e qual è il secondo. Comunque, nei primi esempi ho utilizzato sempre il Meyer, nei secondi esempi sempre lo Yamaha 5C. Se ti piace questo approccio scientifico allo studio del sassofono, dove nessun dettaglio è lasciato al caso, perché io sono profondamente convinto che ogni argomento va preso e sviscerato, perché va a creare un mattoncino per creare delle fondamenta solide nel tuo modo di suonare e non lasciarti mai nessuna lacuna. E allora clicca nel link in descrizione, studia con me, clicca qui, si aprirà un forum, metterai nome, email e un breve messaggio, io ti ricontatterò. Potremo fissare un appuntamento dal vivo, ma se siamo lontani anche su Skype. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leoni Sax Facebook, Maurizio Leoni Sax _ Instagram, la mia email maurizioleonisax@gmail.com, il mio sito internet www.maurizioleonisax.com. E allora un caro saluto al prossimo video, ciao!